Stiamo andando all'entrata che c'è sulla questa di via Agostino Riboldi, perché poi vedremo la villa Riboldi. È la via che poi porta a Calderara e a Cascina Calderara, all'oratorio di San Gaetano e così via. Adesso questa entrata di questa villa, che tra l'altro vi ricordo è molto antica perché è del 700, se non probabilmente anche precedente al 700 questa villa. Adesso vi faccio vedere perché è più bella dell'altra entrata. Vediamo un po'. Non è un campanile, quella si chiama Torre Belvedere. Le ville di una certa, che bella, di un certo tempo avevano tutte una torretta del genere per guardare a, per permetteva di guardare il parco. Questa è particolare, se notate, adesso qui non si vede poi così bene, però ha un lato dove c'è una, diciamo, una finestrella sola e un lato dove ce ne sono due, quindi è allungata. Vedete, il lato che state guardando voi, se guardateci, ci c'è una doppia bifora. Sì. La bifora è una cosa inventata nel mondo orientale, Armenia, architettura islamica, è arrivata in Europa col romanico e il gotico e è stata poi abbandonata e ripresa, diciamo, nell'Ottocento, in quel periodo lì. Bifora è quando avete sarebbe una finestra, la definizione classica di bifora è finestra, che ha due aperture, un sostegno in mezzo, che in questo caso è una colonnina, e poi con due archi. Se volete poi vi faccio il disegno. Qui ce n'è due da un lato e uno dall'altro. Quella torretta sta in centro, un po' in centro alla struttura a L della villa. Non vi dico di più perché tanto non si vede, però questa è tutta l'estensione del parco. Chi è bravo capisce anche che alberi sono. Io non lo so. Col tempo imparerò anche quello. Qui secondo me si vede, questo è il punto dove si vede qualcosa effettivamente della vita. Del re.